Sì, grazie dell'invito. È stato bravissimo a mantenere la sorpresa perché neanche io sapevo fino appunto a lunedì di dover fare questa cosa. Ma una cosa che ho pensato è che nel raccontare le cose che io racconto di solito, purtroppo ci sono visto persone qui che hanno già visto queste presentazioni e quindi mi scuso in anticipo. Vi chiedo magari per cercare di evitare silenzio, andare come dire, in superficie sulle questioni del silenzio, io cercherò di usare magari alcune parole come se fosse la parola silenzio, cioè silenzio in realtà il contrario potrebbe essere caos, rumore, disordine, quando in realtà disordine è anche il contrario di ordine. Quindi io in certi casi forse userò la parola ordine e in maniera molto vaga pensate che magari possa usare in quell'istante la parola silenzio oppure magari userò la parola distanza. Sono tutte secondo me modalità di essere che in qualche modo ricordano o possono far pensare o possono dare un impulso di silenzio e anche la chiarezza sicuramente è una condizione che può essere vista associata al silenzio. Tutto questo per iniziare il racconto del mio percorso che è sia diciamo letterale, fisico da un posto all'altro che poi ha fatto sì che io sia qui in questo palco, incredibile concerti. Qua io sento quando gioco a tennis, sento tu, 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 tu. Adesso capisco da dove viene la musica. Io sono cresciuto a Milano, non in questi tempi, perché ho una certa età, ma non così avanzata, però sono cresciuto a Milano dove l'idea di città e di luogo era di questo tipo, ovvero di una entità chiusa, conclusa e ben definita. Ho studiato architettura dove tutto questo mi è stato inculcato con ancora più forza, per cui le cose esistono, le identità dei luoghi esistono, quasi anche i confini, ma un po' per cercare di allontanarmi e finire, smettere di sentire questo martellamento strano che risuonava nella mia testa, ovvero che il passato era più importante, l'architettura del passato funzionava meglio di quello che io avrei mai potuto fare nella mia vita, questi erano i messaggi negli anni 80 e 90 a Milano. Io me ne sono andato con una fuga molto gentile, ma sono piombato poi a New York nel 95, subito dopo aver finito gli studi di architettura, per cercare di vedere se la distanza che avrei frapposto tra me, con un oceano di mezzo, e tutto questo rumore nel quale ero cresciuto, che era anche confusione, cioè non avevo mai un'idea chiara di che cosa fosse. L'architettura mi avrebbe potuto aiutare. Nell'arrivare in questo luogo, io ho iniziato a capire che se questa era l'idea di città che avevo lasciato indietro, di luogo concluso, conchiuso, definito, in realtà mi trovavo, e queste due cose sono in scala, in un territorio deforme, informe, che non aveva quasi confini. Nessuno con cui io parlassi a New York sapeva della forma della propria città. C'era un che di strano nella percezione del luogo. Si viveva e si vive in una sorta di continuo apparente disordine. Io ero arrivato portando con me probabilmente una sorta di, pur essendo cresciuto a Milano, la mia famiglia è tutta delle Marche, io credo di aver avuto sempre l'idea di questa parte dell'Oceano Europea di luoghi che possono essere visti o descritti da, che ne so, da una collina di fronte, con dello spazio in mezzo e forse quel silenzio che permette di vedere meglio i luoghi, come quando in macchina guidiamo e se c'è la musica un po' forte dobbiamo vedere meglio i cartelli stradali, io abbasso il volume della radio per vedere meglio. E nell'arrivare in un posto che è New York, qui, ma potrebbe essere qualsiasi altra città, mi sono accorto che non c'era modo di avere quella distanza, quella percezione, quella sorta di silenzio mentale. Il caos imperava anche in termini di mappe, di disegni, i luoghi che erano rappresentati erano sempre più o meno gli stessi, c'era una sorta di ingiustizia nel fare attenzione solo a certi luoghi rispetto ad altri, per quello che riguardava l'idea della forma della città. E così un giorno, mentre cercavo di fare l'architetto, di lavorare come architetto, di imparare un mestiere lontano dai secoli di storia che salivano da sotto come un'ebollizione costante, sono andato a prendermi un battello che si chiama Circle Line, che parte da
dalla 34esima strada del fiume Hudson e in 3 ore circumnaviga lentissimamente, piano piano, l'isola. E improvvisamente quel desiderio di, in questo caso letteralmente di silenzio, di distanza, di chiarezza, ho visto la città, l'isola, parte della città dove stavo vivendo, da una prospettiva completamente diversa, cioè riuscivo a vedere meglio i luoghi, riuscivo a mettere in relazione dove io ero, dove vivevo, dove mi spostavo, le parti rispetto al tutto, e questa visione fu incredibile, fu una specie di eureka, quei momenti dove l'idea di città finalmente si poteva in qualche modo abbracciare. E allora mi sono iniziato a fare dei piani, sono dall'ufficio dove lavoravo, ho preso in prestito un rotolo di carta da schizzo, preso in prestito, non ancora restituito, perché adesso c'è sopra un disegno di 12 metri, che non era in sostanza che il cercare di tradurre tutto il lato della città che avevo iniziato a vedere. Io volevo sostanzialmente capire casa mia, che è più o meno qua, come stesse, come si ponesse in relazione al tutto. E quindi durante tutti questi giri in barca, molto costosi, molto noiosi, io facevo centinaia di foto e invece di selezionare gli edifici, casa mia è quella, che è un po' nascosta, ma con il disegno si può mentire, con il disegno si può raccontare quello che si vuole. Io avevo pensato, se io riuscissi a tradurre in un unico disegno, su un unico pezzo di carta, tutto quello che si vede, senza selezionare, senza togliere, senza fingere, ma mentendo continuamente, perché il disegno non è architettonicamente appropriato, non ci sono le prospettive giuste, non ci sono i prospetti, è la sensazione della città che continua a svolgersi su se stessa. La distanza e quindi il silenzio mi avevano permesso di vederla, e nel riuscire a metterla tutta insieme con queste gigantesche onde, io pensavo che avrei potuto restituire magari a dei bambini l'idea che la città dove loro vivevano in realtà non era questo gigantesco ammasso di caos, ma era probabilmente e semplicemente un tipo di ordine un pochino più complesso di quello che può sembrare all'apparenza. In sostanza anche nella fisica ormai stiamo scoprendo, capendo finalmente, fortunatamente, che non esiste il caos, cioè esiste un ordine che diventa sempre più complesso, finché noi non riusciamo più ad abbracciarlo e lo chiamiamo caos, rumore, confusione. In realtà anche il rumore, ovvero l'assenza di silenzio, non può che essere magari visto come un silenzio estremamente complesso. E il desiderio di questo disegno era sostanzialmente di restituire una città apparentemente caotica a dei bambini. Il risultato fu questo disegno di 12 metri, cosa che non era accaduta in precedenza, non so perché la città si era sempre mostrata lì pronta per essere disegnata. Questo fece sì che il lavoro divenne più complesso, lasciai la carriera di architetto, abbandonai l'ufficio perché non mi fu permesso di lavorare non la notte e iniziai quindi a rifare il giro dall'altra parte per completare il lavoro e così abbracciare sia, diciamo, quasi fisicamente, diciamo, la città e l'isola che in quei periodi, in quegli anni, mi stava ospitando. In fondo, una maniera per conoscere le cose che abbiamo più vicine, che ci coinvolgono, e quando dico cose, purtroppo è una parolaccia, intendo anche relazioni, intendo persone, esiste sia l'essere immerso, cioè l'interesse, interessere dentro, ficcarsi, ma anche la distanza. E spesso il passo indietro ci permette magari di, nel mio caso, sicuramente mi ha permesso di dare forma a questo invaghimento, infatuazione pazzesca verso un luogo fisico che in teoria non doveva avere emozioni per me. Però in realtà, una volta disegnata tutta, una volta disegnata tutti i 19 ponti che circondano Manhattan, se quando andrete o siete a New York e chiedete a persone che sono nate lì quanti ponti circondano l'isola di Manhattan, nessuno vi dirà mai 19, voi sarete tra i pochi a sapere una cosa che non sa nessuno. Perché si pensa ai soli 3, 4, 5, in realtà sono 19. Quello era il punto d'inizio 2 anni prima. Tutto questo lavoro in maniera quasi surreale finisce a cavallo subito prima dell'11 settembre. Questo è il libro che abbiamo prodotto, che ancora produce un mormorio interno
che è un altro tipo di silenzio, che è quello che sentiamo qua dentro. Il libro è là. Le copie, le prime copie mi sono arrivate il fine settimana precedente, dell'11 settembre del 2001. Lo abbiamo aperto insieme con la casa editrice, vedendo la gioia di un coinvolgimento con un luogo tradotto in un'offerta silenziosa di un'unica città piena di vita, di rumore, eccetera. Tre giorni dopo il tutto è cambiato, cioè il disegno non esisteva più, perché l'equilibrio dato dalle torri gemelle come faro di composizione per il disegno sono scomparsi. Quindi il disegno e il lavoro è cambiato completamente in termini di quasi come se l'intento fosse una memorializzazione di un luogo che non c'era più. Ho messo via il libro, l'ho tirato fuori dopo sei mesi perché non riuscivo bene a riguardarlo, però questa cosa ha creato delle bellissime conseguenze. Una di queste è che il gruppo Beastie Boys di New York, in maniera molto profonda, avevo anche insegnato nella scuola dove loro erano andati al liceo a Brooklyn, decisero di pubblicare un album dedicato alla città e vollero usare quel disegno come omaggio alla città. 10 anni dopo, con il New Yorker, ridisegnammo la porzione dell'isola, e per vedere cosa succede 10 anni dopo a quel desiderio di identità di una città che cerca di rimettersi non tanto in piedi, ma di ridefinire se stessa. In questa maniacale ricerca di che cosa siano, no? Quale sia la forma di ciò che abbiamo vicino, delle passioni, delle infatuazioni, quello che è, io mi ero sempre accorto che c'era un'altra gigantesca anomalia a Manhattan, nell'isola di Manhattan, ovvero che i punti di fine in cui la densità finiva nell'acqua, in realtà era replicata all'interno, in questo notissimo, gigantesco buco che è il parco di Central Park. Io, abituato sempre con la mia, conformazione, ordine europeo, ho sempre pensato che i confini fossero stati inventati o fossero sorti naturalmente per tenere la natura all'esterno, il pericolo all'esterno. In questo caso i confini fanno sì che la natura all'esterno fosse incastrato dentro. Quindi da un punto di vista topologico Manhattan non era altro che una ciambella, se uno dovesse tradurla in topologia. Quindi io avevo fatto il mio percorso esterno della ciambella, adesso dovevo ficcare la testa dentro e ridisegnare tutto quello, in questa orribile, il mio disegno, i colori non sono bravo, ma non così, dopo fortunatamente c'è il disegno là, non è, i colori non sono così disastrosi. Comunque disegnai un altro rotolone da 11 metri in cui tutta la città si vede sbrodolata davanti a noi. Questo è il libro, che però ha i colori un po' diversi. Nell'andare avanti in queste strane avventure nelle quali si cerca di tradurre idee in cose visibili, American Airlines stava costruendo un nuovo terminal a JFK e con tutti i problemi in seguito all'11 settembre del costo del petrolio, eccetera, eccetera, decisero di tenere un gigantesco muro che doveva essere temporaneo di 120 metri, mantenerlo permanente. Quindi mi chiesero, invece di metterci pubblicità o non si sa che cosa, di fare un disegno che potesse in qualche modo occuparlo. Anche qui, con i colori leggermente trasformati, mi sono messo a cercare di rendere l'idea di 70 città, che erano le 70 destinazioni dove American Airlines andava in quel periodo, tutte incastrate una dentro l'altra, come se l'idea di luoghi, di città, di ricordi, in realtà, come credo sia, non corrispondono mai a modalità proporzionate, proporzionali, la prospettiva non è mai giusta, cioè tutti i posti sono mescolati uno dentro l'altro, ci sono luoghi anonimissimi presi da immagini online che si ficcano una dentro l'altra fino ad arrivare poi alla fine all'idea che New York è ancora alla ricerca di una propria identità senza le Torri Gemelle, World Trade Center, eccetera, fosse lì a salutare chi è partito. Questo gigantesco disegno fortunatamente è ancora lì, più di 10 anni dopo, e aiuta, accompagna
i viaggiatori verso le uscite da destra verso sinistra. Qui a destra c'è l'amalgama di New York, anche in questo caso dove un disordine in realtà non corrisponde veramente a caos e così via. E questo è il libro. Interessante come questo proiettore traduca le immagini, bello. Cioè, vedrete che sono completamente diverse. C'è un bellissimo saggio di Colm McCann sull'idea di luoghi che non esistono, i luoghi dell'altrove, cioè cosa vuol dire viaggiare. Ritornare dai viaggi è, secondo me, era il nocciolo della questione. Nella costante e fortunata ossessione di capire che cosa sono i confini, i limiti e le modalità di osservare o descrivere le città, mi sono fortunatamente imbattuto anche in una commissione, cioè di fare lo stesso lavoro, di srotolare un intero luogo in un unico pezzo di carta con Londra. Io non conoscevo Londra, c'ero stato forse una volta da ragazzino e quindi non avevo nessuna conoscenza come ce l'avevo di New York, dove il lavoro era ovviamente un desiderio di dare forma a una sorta di passione. A Londra invece sono arrivato, in 2 settimane ho camminato 100 chilometri, ho fotografato tutto quello che riuscivo a catturare dei due lati, nord e sud, lungo il Tamigi, e questo qui è, diciamo, è un'idea del più o meno caos o frammentazione con cui noi tutti percepiamo ogni momento della nostra esperienza. Cioè, non esiste, o meglio, esiste un desiderio di tradurre il rumore, la frammentazione, il caos delle informazioni in una modalità chiara e comprensibile, dove però ci sono, come nei disegni che vi ho fatto vedere prima, tutta una serie di errori, di sbagli fatti appositamente, perché altrimenti non ci sarebbe modo di rendere un'unica città in un unico disegno, perché la prospettiva non funziona, eccetera, eccetera. E anche in questo caso feci un libro dedicato a Londra, con i due rotoli da 12 metri della città. Nell'avventura del cogliere che cosa siano le emozioni che proviamo per i posti che provocano queste emozioni, questa specie di incastro duplice che non si sa quale sia la direzione predominante, nel 2004 con mia moglie ci stavamo trasferendo, allontanando dalla casa piccolissima dove avevamo vissuto per 7 anni e dove avevo fatto tutti quei disegni che vi ho fatto vedere prima, quindi quelli di Manhattan da fuori, da dentro, eccetera. E dopo 7 anni, pronti a partire, improvvisamente, e per fortuna, mi sono accorto che girandomi a sinistra, perché io lavoravo con il tavolo più o meno qui, c'era una cosa che avevo osservato per 7 anni e che mi aveva accompagnato più di qualsiasi altra immagine della città di New York. In 7 anni ho calcolato che devo avere guardato fisso da questo buco per 28 giorni, per 24 ore consecutive, ogni giorno. Perché uno lavora, poi ti giri, poi una telefonata arriva, ti volti verso fuori. Cioè, guardare fuori dalla finestra è diventato un atto quasi inconsapevole, quindi osservare, vedere, il silenzio, sono parole che chiaramente non hanno confini. La cosa che mi preoccupò è che non avevo modo di portarla con me, cioè se avessi scrastato la finestra, nulla di quello che era dietro sarebbe venuto con sé, se avessi tolto il vetro, non sarei riuscito a tenerci attaccata la vista. Ho provato a fare delle foto, giusto, ovviamente, ma le foto mostravano o la cornice, quindi l'infisso, oppure avvicinandomi avrebbero mostrato il paesaggio urbano, dove non si vede l'inquadramento, l'inquadratura, la pupilla che scava. E quindi non riuscivo a estrarre la vista da questo posto. Allora ho preso un grosso foglio di carta, mi sono messo a disegnarla rapidamente, in maniera un po' forsennata, anche a colori, che chiaramente non è la mia abilità primaria, e l'ho arrotolata e l'ho portata via con me, riattaccandola nella nuova casa. Dopo mi sono messo un pochino a pensare a questa cosa, nel senso quella vista, quel punto di vista era l'unico al mondo, quella vista di New York non esisteva in nessun'altra parte del mondo, quella vista del mondo era l'unica in quel punto, i miei vicini di sopra vedevano quasi la stessa cosa, i miei vicini a destra e a sinistra quasi la stessa cosa, ma non era la stessa. In 7 anni chiaramente
quella conformazione era completamente mia. Allora ho iniziato a chiedere, a macchia d'olio, a catena, uno dopo l'altro, agli amici di amici, eccetera. E mi sono accorto che il rapporto tra una scatola dove viviamo e passiamo gran parte della giornata e questo buco nel muro che ci divide, ci separa, ci unisce, è un rapporto abbastanza interessante, complesso. In alcuni casi c'erano persone che avevano scelto le case dove vivevano per la vista, come se la vista fosse loro, come se fosse un quadro da farmi vedere, il che era estremamente peculiare. Per esempio Tom Wolfe, a cui arrivai dopo vari tentativi per cercare di allargare l'idea di mostrare la città dalle viste, mi disse che quella lì era la vista che lui aveva comprato, poi la casa c'era attaccata dietro, ma non l'aveva neanche vista quando aveva deciso poi di comprarla. Quindi questa inquadratura in realtà è un oggetto metafisicamente reale che ha una specie di valore, forse oggettivamente parlando, per quello che riguarda l'appartamento identico, tre piani sotto, può costare meno perché la vista è diversa. Insomma, io mi sono ficcato in tutti questi posti, un po' come se fossi riuscito, da tutte le viste di Manhattan, a entrare in tutte le finestre e finalmente cogliere l'essenza della città, che non era disegnarla tutta dal di fuori, ma era entrare in tutte le teste degli altri e riuscire a vedere quello che loro vedevano. Quella era la città invisibile che forse andavo cercando, invisibile perché non è altrimenti visibile se uno non è in quei posti. Allora ho messo insieme tutti questi disegni, ho visitato centinaia di case, molti mi hanno detto di no, poi molti hanno fortunatamente raccontato, come c'è nel libro, quello che per loro significa la vista, che cosa rappresenta, che cos'è, perché non è chiaro definire che cosa sia, che cosa rappresenti, perché ci troviamo in questo punto dello spazio, del tempo, a guardare questa cosa. C'è forse bisogno di chiarezza, di silenzio e di calma nel riuscire a fare tutto questo. Nel ritorno di tutti i testi, perché fortunatamente non erano solo i disegni che contavano nel libro, perché non avrebbero raccontato moltissimo, ma era bello poi chiedere alle persone di raccontarci che cosa significava quella finestra, che cosa rappresentava, eccetera, eccetera. Gli scrittori e le scrittrici ovviamente hanno aggiunto una quantità di informazioni ai disegni, come se fossero riusciti a incastrarsi con le parole dentro le righe e farle venire fuori di più, a dare più significato. Ora, successivamente, questo è il libro che poi è uscito su questo progetto di New York, visto dal di dentro, appena uscito adesso con il saggiatore, 10 anni dopo, quindi un bellissimo ritorno indietro nel tempo, che si apre la finestra. Il saggiatore ha fatto questa cosa. E sì, tac. Quindi poi è venuta l'idea, perché non allargare la variabile di luogo a tutto il mondo, molto vago, questo con il New York Times, però viaggiare per il mondo, ma vedere tutti questi luoghi attraverso gli occhi di scrittori o scrittrici che vivono in quei posti. Quindi usare sempre delle specie di formule e quindi di chiarezza o di ordine per dire: apriamo, manteniamo la finestra come piattaforma per poter raccontare, osservare, capire, apriamo la variabile luogo e fissiamo quella della tipologia di persona. Quindi scrittori che in genere vivono vite abbastanza regolate e regolari, spesso hanno rapporti molto intensi e passivi quasi nei confronti della finestra, e fare una serie, una rubrica in cui io avrei, come al solito, che poi ho continuato a fare per tantissimi anni, per disperazione di mia figlia soprattutto, che non ne può più di vedermi disegnare finestre, finestre di scrittori e scrittrici da in giro per il mondo con il loro commento. Questa è la moglie, la vedova di Borges, e quindi quella è la finestra che Borges, dalla quale Borges guardava nei suoi scritti e letture, e fa un certo effetto perché non aggiunge nessun tipo di informazione pratica, ma ci pone in un posto mentale, chiaramente più vicino al silenzio che alla moltitudine di pensieri che sempre ci inseguono quando questo cervello va per i fatti propri, e quindi magari osserviamo. La cosa interessante è che già da questo lavoro, che è stato pubblicato anche in Italia qualche anno fa da EDT, è venuto... Poi nel 2008
Ta-ta. Trasferimento a Torino, così. Dagli Stati Uniti siamo finiti. Visto il fatto. Piaciuto? Grazie. Siamo finiti a Torino, io, mia moglie e mia figlia, e anche qui ho avuto la fortuna di, grazie a una collaborazione con la stampa, per 53 settimane nel 2010 e 11, cioè di esplorare la città che non conoscevo, io non ero mai stato prima, essendo cresciuto a Milano. Milano non permetteva alle persone di andare via da Milano perché secondo me temeva che si vedesse che altrove c'erano posti più belli, questa era la mia. Torino guai perché è grigia, qual era lo stereotipo, grigia, Fiat eccetera, quindi non si può andare, e io infatti non ero mai stato, lo ammetto, ma per fortuna. E quindi quando scoprimmo che invece esisteva un posto che non corrispondeva a quelle descrizioni, siamo arrivati qui per fare un esperimento nel 2008 da New York, che ancora va avanti, che è quindi lungo esperimento, e ho esplorato la città andando nelle case di persone sia viventi sia non, quella era la cosa interessante, perché la serie era per esempio Lombroso e poi lettori e lettrici della stampa che chiedevano di essere inclusi in questa serie, e quindi c'era le viste del passato, in realtà sono viste del presente attraverso un buco che era di qualcun altro nel passato. La finestra offre una stranissima modalità, quasi di buccia di cipolla una dopo l'altra, di andare a fondo in qualche cosa che ancora io non ho completato. Ho anche fatto un disegno della grande skyline di Torino per la stampa, molto corto purtroppo per i tempi, quindi dal Ponte Isabella sarebbe stato bello iniziare da Italia 61, che credo si chiami così, fino solamente a Corso San Maurizio, ma i tempi erano stretti e gli spazi allo stesso modo. Però Torino ha questa anomalia di avere da un lato la città lungo il Po, dico, e dall'altro il nulla della collina, e quindi c'è una specie di punto di vista che non esiste per esempio in altri posti, come che ne so, Milano non ha questa modalità di essere vista o descritta. Dicevo delle finestre, che in questo continuo addentrarmi con una curiosità non mai eccessiva o superiore a quella precedente, ma con questa idea di chiarezza o di ordine, ho scoperto che le finestre in realtà sono di due tipi, cioè ci sono quelle attive e quelle passive. Quelle attive sono quelle delle persone, abbiamo visto prima, tipo Pamuk, che racconta e ha scelto quella vista sul Bosforo per interagire con i suoi luoghi, i suoi romanzi avvengono in quello che vede. Altre viste, per esempio nella serie degli scrittori e scrittrici, si sente dalle parole, dai disegni, che quelle non sono viste attive. Alle volte si finisce in luoghi e si guarda fuori dalla finestra e si deve in qualche modo avere a che fare con delle concatenazioni nella vita che ti portano a essere lì, mentre forse avresti potuto, si sarebbe potuto. E quelle sono le viste più passive. Quando facciamo queste cose con i bambini, sono i progetti più belli, perché i bambini non scelgono né di vivere, ovvero di nascere, né di dove vivere, e quindi i loro disegni e i loro racconti delle finestre sono struggenti nella loro chiarezza, bellezza e quanto sono diretti. Questa cosa delle finestre ha fatto sì che io abbia fatto un progetto con Shakespeare and Company, che dovrà succedere, di poesia a Parigi, quindi quello che poeti, le cui opere sono nel libro, vedevano della città, e soprattutto adesso, finalmente, nell'andare avanti, in questo continuare a spelare la cipolla, un lavoro con Amnesty International, dove è ovvio che guardare fuori dalla finestra non è altro che un atto di specchiare, di riflesso e di riflessione. Cioè fermarci davanti al buco nel muro che ci fa vedere il mondo da quel punto di vista vuol dire riuscire a rimettere in piedi una storia, una narrazione della nostra vita. Immaginate le viste più normali dal nostro punto di vista, che siamo tutti, credo, molto privilegiati nel poter guardare fuori e vedere una città occidentale. Immaginate la stessa vista da persone che hanno viaggiato da chissà dove per poter vedere quello che vediamo noi. Vedono le stesse cose? Chiaramente no. Una vista normale, tra virgolette, o quotidiana per noi, per persone che magari sono cresciute in questi posti, sono scappate, venute via, lasciato indietro chissà cosa,
le loro viste sulle città nostre dell'Occidente che li, tra virgolette, li ospitano, che dovrebbero fare ben oltre a ospitare, in realtà ci raccontano che quello che vediamo noi non è forse abbastanza, perché non siamo capaci di vedere queste cose. Oddio, non è finita! C'è un momento, volete respirare un attimo? Un po' d'acqua? Silenzio, facciamo un minuto di silenzio in onore al tema. Vogliamo farmi una domanda? Facciamoci una domanda. C'è qualche domanda? In genere c'è qualche domanda, nessuno risponde mai. Bisogna chiedere quali sono le vostre domande. Ho scoperto, perché ci sono. Però non risponde lo stesso nessuno. Sì. Ma la voglia è un... No, nel senso... Non che non mi sia venuta perché mi sono fatto la domanda. Facciamo questa cosa con l'acquaforte? No, cioè non ci ho mai pensato, nel senso che se dovesse accadere, non credo che direi di no, non è accaduto, cioè fatemela vedere, no, bla bla bla. Come percepiamo le strutture letteriali? Cioè in che modo le immagazziniamo dentro di noi? Le sequenze, le rivelazioni di cose che sono avvenute 20, 30, 40 pagine prima, un po' come succede nella musica e così via. E così da tanto tempo, come dicevo da 9 anni, questo strano laboratorio accade nei posti dove arrivano amanti della lettura, della letteratura, che magari non hanno mai preso la matita in mano, dove la paura del disegnare viene in qualche modo bypassata prendendo del cartoncino da mettere insieme. O aiuto da persone fondamentali, che non so se qui si vede, comunque lui è lì, adesso gli sparo il laser negli occhi così non vede, architetti che vengono con me e aiutano persone che non hanno mai costruito un cubo, nemmeno io che ho fatto architettura sono poi così bravo con i plastici, ma vedere la forma di una propria idea è fondamentale per capire se quello che io so e penso è veramente quello che sto dicendo. E quindi facciamo tutto un percorso assurdo all'inizio di questo laboratorio, domandandoci al contrario se invece questa architettura fosse un testo letterario che storia racconterebbe. Quindi faccio il gioco e quello dal mio punto di vista, quindi è ovvio che questo qui è un racconto molto semplice, nel senso che dal punto di vista spaziale io mi vedevo solo proteggere, la notte piove, vado sotto e il giorno dopo esco. Questo è già un pochino più complesso, perché la strutturazione della struttura della storia è simile a quella di prima, ma ciò che la tiene in piedi è un pochino più complesso. Andiamo avanti nell'immaginare insieme una storia spaziale che offre la possibilità di entrare e uscire da due parti, e poi quella per cui addirittura è costruito con un materiale diverso, per cui la solidità, la chiarezza nell'offerta di questa idea di creare uno spazio che significa qualcosa. L'invenzione pazzesca, ovviamente, non solo dal mio punto di vista, della finestra. Ci sarà stata la prima finestra nella storia dell'architettura. Qualcuno che per sbaglio o per disperazione ha preso a martellate un muro e si è scoperto un mondo di là, inquadrato da questo buco, da dove non si entra, non si esce, ma si vede se stessi proiettati altrove. Poi qualcuno che ha iniziato a inventare, che ne so, uno spazio che non è né interno né esterno, per cui la storia spaziale non è né completamente rivelata e né siamo completamente fuori. Quelli che l'hanno moltiplicata non si sa quanto, in termini di grandezza, ma anche poi improvvisamente inizia la questione della scrittura. Comunque la sovrapposizione tra le due discipline non è più una maniera di intersecare o di fare interdisciplinarietà, ma è come se lo spazio fosse una protodisciplina per più modalità espressive. Chi costruì quei templi tipo il Partenone, forse molti di voi lo sanno, era così abile nel parlare quella lingua che modificava, deformava, rendeva quasi a caricatura quell'edificio, purché noi lo potessimo percepire invece come piano, equilibrato, queste colonne più grandi di queste fossero viste come uguali, gli spazi cambiati, perché chi costruiva sapeva come noi leggiamo questi spazi. Quindi il punto di contatto è esattamente come quello delle storie, cioè chi scrive deve sapere che qualcuno estrarrà significati da quelle macchie di inchiostro. È come se allora già sapessero questa illusione, poi
scoperta, tra virgolette, nel 1800, cioè che la nostra percezione e lettura è modificata da come viene presentato lo spazio. E quindi questo è chiaramente una specie di A, B, C, un'introduzione, schiacciamento e poi sviluppo di un grande spazio e così via. Noi facciamo tutto questo percorso notando anche, per esempio, che le stesse idee formali, spaziali, come nelle storie di lui che incontra lei, lei che invece è appassionata di qualcun altro, per cui il primo e il terzo poi si scannano in qualche modo, sono storie che sono andate avanti nei secoli. Però la modalità della cultura, della tecnologia, fa sì che queste cose vengano raccontate in maniera diversa, spogliando le storie dalle loro parole, e quindi un'altra specie di strana modalità di immaginare il silenzio, arriviamo a un'essenza che è quella dello spazio. E quindi inventare a un certo punto anche un linguaggio che ti permette di esprimere quelle idee o intuizioni incredibili che uno può avere, come succede nella musica, come succede in tutto. Quindi narrare uno spazio che chiaramente ha un andamento complesso come questo, ma far sì che non ci sia mai la dimenticanza di un evento che incombe, oppure creare un'aspettativa a chi viene da fuori e poi disattenderla riorganizzando all'interno tutto in maniera diversa. Immaginate queste come fossero delle storie, sto dicendo. Queste sono tutte storie, sono due personaggi incastrati uno dentro l'altro, che vivono insieme, chissà, per troppo tempo, o vivono insieme e non potrebbero vivere insieme. Qualsiasi storia mi viene in mente può essere trasformata in una di queste architetture. Le aspettative, chiaramente, anche qui una specie di gioco scherzoso, un'idea di uno spazio e quindi di una storia spaziale che è sempre esistita lì sotto, in qualche modo viene fatta spingere da sopra. Immaginate le parole di scrittori e scrittrici che riescono a tradurre questi spazi in storia o viceversa. Anche questo, un museo della cultura locale a Taiwan, che anche con un significato sociale o politico, questo c'era sempre, c'era prima che i giapponesi, eccetera, eccetera. E quindi la narrazione, ovvero imparare a scrivere, questo era un corso che c'era alla Columbia University quando io ero là a fare questa pazzia col cartoncino e la colla in mezzo a scrittori e scrittrici, per l'architettura non è altro che imparare a narrare. E quindi, per esempio, stesse persone che riescono in uno stesso percorso della propria vita a trasformare il linguaggio architettonico e quindi un linguaggio, punto, da uno all'altro, eccetera, eccetera. Io qui accelero perché altrimenti chissà che ore si sono fatte e soprattutto ritorniamo alla questione del linguaggio, cioè l'architettura permette di analizzare una storia senza farlo con le parole. Quindi poi ritorniamo al contrario, giochiamo un pochino a specie di Jenga, nel senso dalle storie togliamo tutti gli elementi che potrebbero non essere essenziali e senza i quali la storia rimane in piedi finché non si può togliere l'ultimo, perché quella è l'ossatura, e gli studenti e le studentesse creano dei plastici che rappresentano la loro interpretazione, la loro idea della struttura delle storie. Quindi anche stesse storie che vengono interpretate in maniera completamente diversa. Il peso di una decisione rispetto all'impossibilità di due protagonisti di riuscire a parlare, il peso della porta aperta della legge che è per me e quindi ti devi abbassare per poter entrare in questo edificio. Ognuno di questi plastici incredibili e spesso fatti da persone che non hanno, tra virgolette, la dimestichezza, non credevano di avere la conoscenza dell'architettura, perché l'architettura è per esperti, c'è questa distanza che io vorrei si distruggesse, perché l'architettura è una disciplina con la quale noi tutti abbiamo a che fare quotidianamente. Una volta l'abbiamo addirittura fatto con una studentessa non vedente dalla nascita e che mi ha spiegato, perché io gliel'ho chiesto, fortunatamente molto coraggiosa e aperta, che lei non ha mai visto un'architettura, cioè lei non sa che cosa sia il vedere un'architettura come il Pantheon da fuori, ma lei sa benissimo, questo è il suo progetto, lei sa benissimo invece che cosa significhi leggere un'architettura una volta che inizia a entrarci, con l'udito, con il tatto, con l'aria che cambia, no? Dal fresco, meno fresco, all'umido, non umido. Lei, che non ha mai visto nulla perché è nata cieca, sa leggere uno spazio una volta che inizia a entrarci, nelle sue modalità. Noi ci affidiamo alla vista,
ed è una cosa, secondo me, positiva, ma alle volte troppo, ci affidiamo troppo alla vista. Allora ho pensato, ho avuto una specie di rivelazione, per Cecilia, perché lei si chiama Cecilia, e quella è Cecilia, Cecilia qui non ha idea che esista o dove sia il Pantheon, però lei man mano che si avvicina, a un certo punto, forse qui, incomincerà a percepirne l'esistenza, probabilmente percepisce che non si trova più completamente fuori, passa all'ingresso e qui dentro sente questo gigantesco spazio. In fondo, se il Pantheon stesso fosse stato scavato all'interno di una montagna, non ci sarebbe alcuna differenza nella percezione di Cecilia, perché lei non avrebbe potuto comunque mai vederlo. E io credo, sento nella nostra percezione mia, questione sinestetica, che in fondo noi leggiamo le storie allo stesso modo. Non c'è modo di capire una storia dalla, come si dice, dalla copertina, non c'è modo di capirla se qualcuno ti racconta il rapporto tra Holden e gli adulti o la sorella. Nulla ci può preparare a entrare in una storia in quello stesso modo. E quindi questa è la nostra sostanzialmente percezione di una storia. Alla fine siamo riusciti addirittura a farlo con la musica, questo prima dell'estate, quindi nel terrore di fare un'esperienza che avrebbe sconvolto tutto, perché la musica, chissà, magari è più vera perché non è fatta di parole, in realtà alla fine, andando a ritroso, abbiamo scoperto che anche i plastici di, che ne so, Philip Glass, Schoenberg, Bach o Schumann, in qualche modo sono a loro volta delle storie. Questo è un duetto di Schumann dove un violino e un violoncello danzano tra di loro e un pianoforte è lì a fare da... Infatti è un duetto strano perché in realtà c'è un pianoforte nello sfondo. A un certo punto il pianoforte, bam, entra in una specie di sincronia con gli altri due strumenti e il tutto inizia a cadere e a scendere. Quasi come una storia di due elementi, bambini, ragazzini, persone che sono a interagire, qualche altro elemento li trascina verso una fine. Alice Munro disse che le storie non sono strade da percorrere, ma sono case, e lei era una premio Nobel, straordinaria scrittrice, è di soprattutto racconti, ma la narrazione non è altro che costruire delle case che trasformano la nostra idea del mondo, la nostra visione di noi stessi. Ogni volta che ci ritorniamo la casa sembra diversa, come ci accapita sempre, e questo fu una fortuna ritrovarlo perché conferma tutta questa strana idea. C'è un sito dove potersi ficcare in queste cose, questi sono i due siti e direi che possiamo aver finito. Quindi il silenzio in realtà forse invece che fuori è dentro di noi e basta, chiuso, fine. Questo è il contrario di quello che ho fatto oggi.